Allora, oh, ma siete spuntati come funghi, è vero che noi siamo l'ambiente. Allora, noi molto modestamente abbiamo dato questo titolo a questo evento che è L'ambiente siamo noi, l'ambiente sei tu. Così, pari e patta, capiamo subito che tutti insieme dobbiamo lavorare, collaborare per il nostro pianeta. L'ambiente siamo noi, che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi noi siamo molto felici, adesso poi il direttore ci guiderà, di essere qua con voi, perché sempre di più, sull'input appunto del nostro direttore generale, stiamo cercando di portare le nostre tematiche scientifiche, tecniche, al grande pubblico. E quindi questa cornice che Ilaria ci ha donato, questo spazio enorme, meraviglioso, tra l'altro abbiamo anche uno spazio espositivo fuori e vi invitiamo tutti nella nostra straordinaria casa che ci ha preparato Ilaria, dove troverete due mostre da visitare, ma vi diciamo tutto piano piano, se no scopriamo subito le carte. Quindi vogliamo lavorare con voi sull'ambiente e parleremo di noi in un modo informale, un po' a braccio, con effetti speciali. E prima di farlo vi preghiamo anche di fare domande, se volete, di chiederci quello che volete, perché siamo a disposizione. Con noi ci sono tanti colleghi di ISPRA, li riconoscete dalla maglia o comunque hanno qualcosa che dice ISPRA, e potete avvicinarli, fare domande, perché sono venuti apposta. Quindi io adesso, prima di moderare questo incontro, dove cercherò di essere brava, non vi farò alzare perché faccio tutte cose strane, un po' di no, sarò composta, passo subito la parola, prima di sederci e di fare bravi relatori, al nostro direttore generale Maria Siclari, perché dia un benvenuto ai nostri ospiti. Grazie, grazie. Io sono contenta di essere qui. Innanzitutto devo ringraziare Ilaria Fendi, perché Flora Cult, per noi che ci occupiamo di ambiente a 360 gradi, è un'occasione per raccontarlo, questo ambiente, in un modo che deve essere anche molto comunicativo e deve essere diretto. Tutti dobbiamo essere e sentirci partecipi di un progetto. Oggi si parla tanto di transizione ecologica, transizione energetica, di cambiamento climatico. Io dico che la parola chiave è questo change, questo cambiamento, che noi dobbiamo farlo, e per poterlo farlo noi dobbiamo fare una cosa: intanto da parte nostra raccontare com'è che facciamo questo lavoro. Ecco, Ilaria prima lo diceva, per noi alla base di questo cambiamento e della transizione ci devono essere i dati ambientali che noi raccogliamo, perché ISPRA coordina. Intanto ISPRA è un ente meraviglioso di ricerca che ha le due anime, quindi non solamente protezione dell'ambiente ma fa anche ricerca. La ricerca è fondamentale, ci permette di esplorare anche nuovi contesti innovativi dove la tecnologia ha un ruolo cruciale. Io lo dico perché in questo momento l'Istituto è impegnato in grandi progetti grazie alle risorse anche del PNRR. Noi stiamo facendo il più grande progetto che riguarda il cambiamento climatico e che riguarda il nostro mare Mediterraneo, che si chiama MER, Marine Ecosystem Restoration, e per la prima volta in un contesto europeo noi non siamo solamente indirizzati a proteggere questo nostro pianeta, ma vogliamo invertire gli ecosistemi, cioè noi pensiamo che bisogna invertire il degrado ecologico. Per la prima volta faremo degli interventi, ve li cito: la ricostruzione dei letti di ostrica piatta nelle 5 regioni dell'Adriatico, ma punteremo a progetti a rafforzare il sistema osservativo per avere quei dati fondamentali che ci servono per sapere quali sono i cambiamenti climatici nei prossimi decenni e soprattutto per sapere come li dobbiamo fronteggiare. Giusto per fare un esempio, ma noi siamo anche coloro che diciamo che ci occupiamo del monitoraggio della qualità dell'aria. L'abbiamo presentato un mese fa il rapporto dell'ultimo dato a Torino, e abbiamo presentato i dati anche della risorsa idrica presente nel nostro paese. Negli ultimi due anni la fotografia non è una fotografia buona, perché avete visto, da una parte abbiamo conosciuto condizioni di siccità estrema, dall'altro però abbiamo conosciuto anche eventi alluvionali. Quindi se io vi dico novembre 2022, ci ricordiamo quello che è successo
nelle Marche, settembre 2022 Marche, novembre 2022 Ischia, maggio 2023 l'Emilia Romagna, novembre 2023 ancora la Toscana. Cioè, vi racconto tutto questo perché oggi vi parleremo di questo. La dottoressa Lettieri vi presenta questo grande progetto CARG. È un progetto che finalmente è stato ripreso, era fermo agli anni Ottanta. Stiamo realizzando la carta geologica del territorio nazionale. Significa conoscenza del suolo e del sottosuolo. Noi non potremmo fare nulla senza questa conoscenza, che non è solo difesa della natura e significa creare le basi per lo sviluppo sostenibile di questo nostro paese. La dottoressa Lettieri la presento così, è una forza della natura che muove non solo i geologi, muove anche la terra. E poi, e quindi con questo progetto è riuscita a mettere in movimento un paese, perché è un progetto che noi facciamo con le università e con la comunità scientifica e sta lavorando tutto il territorio. E il ingegnere Munafò, che invece intanto oggi presentiamo, si occupa di consumo del suolo, si occupa della banca dati informativa di Ispra e oggi presenterà l'Ecoatlante. Noi abbiamo più di 100 banche informative e soprattutto queste banche informative sono state messe tutte in contatto, abbiamo realizzato questa piattaforma, ve la presenterà, perché qualsiasi cittadino, non solo il decisore pubblico, ha la possibilità di attingere a tutte le informazioni, da un maggiore dettaglio fino a un minore dettaglio. Non mi voglio dilungare perché se ci saranno domande lo racconterò. Io chiudo questo mio intervento dicendo che non conta solo quali obiettivi saremo in grado di realizzare, come ci ricorda l'Unione Europea, al 2030, al 2050, ma credetemi, conta il percorso che faremo da questo momento fino a quella data. Quindi conta quante misure saremo in grado per limitare queste emissioni di gas serra nella nostra atmosfera. E noi tutti dobbiamo fare la nostra parte. Grazie. Allora, ci sediamo, prego. E se anche Maria, ok. E io pregherei Carlo, il mio amico Carlo, di lanciare il primo video. Ah no, perché Carlo che mi fa gli scherzetti, Carlo, non ti offro più caffè. Allora, ecco, questo era un video iniziale per farvi vedere proprio brevemente di quanti temi ambientali noi ci occupiamo. E questo grazie all'ISPRA, che è una realtà su tutto il territorio nazionale, come diceva il nostro direttore generale, la nostra sede centrale è a Roma, ma noi poi abbiamo anche le sedi territoriali, quindi siamo in tutta Italia, quindi Livorno, Palermo e via. E allora, quello che adesso facciamo è un viaggio, anzi noi veramente ci siamo allargati, vero Maria? Abbiamo tre viaggi abbiamo. Allora, due li facciamo qui con voi in sala e voi, insomma, belli, svegli, arzilli, fate domande che noi piacciono. E poi un altro viaggio, vi aspettiamo, quando è finito l'incontro, nel pomeriggio, con calma, a visitare uno spazio qua dietro,
che è dedicato a noi, dove ci sono due mostre fotografiche. Una bellissima con delle foto realizzate dal nostro collega Marco Ricciardi, che è partito con i geologi e ha ripreso la giornata tipo dei geologi, da quando si svegliano la mattina a quando arrivano la sera, quindi dalla macchina alla realizzazione della carta. E poi abbiamo delle mappe bellissime tirate fuori appunto da Michele Munafò e dai suoi collaboratori, dell'Italia vista sotto tutti i punti di vista ambientale. Quindi ci sono dei pannelli, ci sono dei gadget e attività che faremo con voi. Detto questo, prima di passare la parola a Maria, io di nuovo torno dal mio amico Carlo e gli dico di lanciare il secondo video sul progetto CARG. L'Italia deve la sua straordinaria bellezza paesaggistica alle sue particolari caratteristiche geologiche, dovute anche alla geodinamica estremamente complessa e molto attiva che la interessa e che la rende geologicamente molto fragile. Pertanto, ai fini di una corretta programmazione degli interventi per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi, è necessario approfondire la conoscenza geologica del territorio. Il nostro viaggio parte proprio da qui, dalla geologia, dalla curiosità di approfondire questo aspetto della conoscenza e in particolare con l'intento di portare all'attenzione di tutti noi l'importanza del progetto CARG, un progetto di grande valenza scientifica e sociale che ci consente di fornire il paese di uno strumento fondamentale per la conoscenza dei territori e per la sua salvaguardia. Una approfondita conoscenza geologica del territorio e del suo sottosuolo, che solo la carta geologica può fornire, ne garantisce la cura e la tutela, necessità ineludibili per lo sviluppo ecosostenibile di un paese. Allora, cara Maria, io quando ti vengo a trovare tu sei sempre sommersa da carte e poi vedo tutti i colleghi che lavorano lì e dico che meraviglia. Ci racconti, ma ci devi fare palpitare il cuore come questo cuore che abbiamo messo all'inizio del video. Grazie Marco. Ci racconti il progetto CARG. Che vuol dire CARG? Allora, posso alzarmi? Puoi fare quello che mi sento proprio. Ah, io mi alzo perché così mi vedo. Voglio il gelato. A crema, grazie. Sì. Sono tutti aperti. Ho un pubblico un po' particolare stamattina, non sono abituata. Pronto, ecco, non sono abituata ad avere un pubblico così, diciamo così, lontano dalla materia di cui devo trattare, quindi mi voglio un attimo penetrare un po' di più. Avete visto un pochettino il video, avete capito, intuito di che stiamo parlando, però quanti di voi sanno che cos'è la geologia? Sapete? Sapete cos'è la geologia? Che cosa studia la geologia? Che materia studia? La terra, ok, geo, no? La terra. È una materia delicatissima perché è molto, diciamo così, variegata, sfocia in tanti aspetti e riguarda sia, che ne so, la parte che noi vediamo fisicamente quando andiamo in montagna, vediamo le montagne, cerchiamo di capire come sono costruite dalla natura, e poi c'è anche l'aspetto microscopico. Avete visto nel video che qualcuno cominciava a vedere l'ingrandimento di una roccia, perché in queste rocce sono conservate in alcuni casi anche dei fossili che ci permettono di datare la roccia. Quindi c'è tutto un aspetto, diciamo così, che è importante conoscere attraverso degli studi speciali. Bisogna fare lo studio speciale di geologia e poi addentrarsi nella materia
più nel profondo. Nel mio ufficio, che l'ufficio si chiama GeoCarg, dove ci occupiamo del CARG. CARG vuol dire, rispondo alla domanda di Chiara, carta geologica. Ci occupiamo di realizzare la carta geologica. Cos'è la carta geologica? La carta geologica è la mappatura su un foglio di carta, l'avete visto nel video, di quello che il geologo va a osservare sul territorio. Quindi significa trasportare dalla natura, dalla montagna, da quello che io vedo su una carta quello che c'è, quei colori che sono sulla carta geologica. Non è un disegno, diciamo così, per abbellire la carta. Qui siamo in un ambiente pieno di colori, quindi non è soltanto una carta colorata, ma quei colori rappresentano le formazioni geologiche, le tipologie di roccia. La roccia è molto diversa a seconda del paese dove andiamo. Abbiamo le rocce vulcaniche nelle aree vulcaniche, come per esempio la roccia che si trova nelle aree vulcaniche del Vesuvio, dell'Etna, anche in Roma abbiamo il tufo. Rocce che riguardano paesi dove c'è la roccia, diciamo, metamorfica, quindi una roccia diversa, rocce carbonate, quindi le rocce sono tutte diverse e ognuna è praticamente generata da processi geologici diversi. Non sto qui ad entrarmi in queste problematiche perché è troppo lontano dalla conoscenza, diciamo, che io vorrei trasmettervi. Quello che voglio trasmettervi è che questa carta geologica è un documento importante. Ve l'abbiamo detto già, dottoressa Sicari ve l'ha anticipato, il video ve l'ha ripetuto, lo ripeto anch'io: conoscere un territorio è il primo passo per proteggerlo, per prevenire i danni che l'uomo e anche, diciamo, a livello naturale può succedere, tipo i terremoti o tipo il dissesto idrogeologico. Se noi conosciamo il territorio, in qualche modo possiamo intervenire, possiamo in qualche maniera trovare la soluzione per evitarlo, il grande danno, ok? Quindi non si può fermare un terremoto, magari, però possiamo sapere che in quell'area dove si potrebbe verificare un terremoto, perché la storia geologica ci insegna che lì c'è una fragilità di quel genere, potremmo magari costruire case più sicure oppure costruirle in zone meno pericolose. Quindi ci aiuta in qualche maniera a intervenire sia preventivamente ma anche a posteriori, dopo i terremoti che sono stati, diciamo così, che ci hanno colpito negli ultimi anni. C'è stata un'attività che si chiama microzonazione sismica, che è quella che serve poi a posteriori a sistemare nuovamente le abitazioni lontane dalle zone che sono state colpite. Questi sono alcuni aspetti, diciamo, molto, molto specifici, ma la carta geologica è molto di più, perché riguarda tutti i settori, tutto. Noi non diamo opinioni, noi diamo semplicemente dati. La carta geologica è un insieme di centinaia, di migliaia di dati che il geologo va a rilevare sul territorio, in maniera anche, devo dire, anche molto, diciamo così, spartana. Gli basta avere un paio di scarponi belli robusti, un bel martello, la bussola, e va in montagna e le buone gambe, e deve andare in montagna, e in alcuni casi in zone molto impervie, dove lì va a parlare, a conoscere, a chiedere alla roccia: ma tu che cosa sei? Come sei arrivata fino a qua? Chi ti ha fatto spostare in questa maniera? Perché sei piegata? Avete visto mai quelle rocce piegate, no? Quegli strati piegati? Pensate un po', una roccia che viene piegata, che significa? Significa che nel tempo, in migliaia e milioni di anni, i movimenti della Terra hanno provocato questi piegamenti delle rocce. Pensate la potenza del nostro mondo, della nostra Terra, no? Quindi noi, quando abbiamo un terremoto, si spostano di pochi millimetri, qualche centimetro, quando i terremoti sono molto potenti. Pensate un po' a spostare una montagna. Sulle Dolomiti troverete sicuramente dei fossili di pesci, e questo significa che quella montagna era sott'acqua. Quindi immaginate il fascino di questa materia. Noi siamo innamorati. Siamo innamorati perché noi abbiamo bisogno di avere un contatto con la natura, e siamo nel posto giusto, vero? E la natura nostra, dei geologi, è proprio la montagna, il territorio, toccarlo. E molto spesso qualcuno mi ha chiesto: ma perché leccate le rocce quando andate in montagna? Sì, noi lecchiamo le rocce quando andiamo in montagna, perché le spacchiamo, le lecchiamo, e con la lente di ingrandimento cerchiamo di capire se c'è un fossile. Se c'è il fossile, quel fossile ci dice questa roccia è di quel periodo geologico, di quell'era geologica.
Noi non paghi, prendiamo la roccia, ce la carichiamo sulle spalle, a volte anche molti pesi portiamo sulle spalle negli zaini, la portiamo in laboratorio, la tagliamo a fettine, abbiamo un bel laboratorio in Ispra, e gli studiosi poi dal microscopio possono identificare quel fossile che io in montagna, leccando la roccia, ho visto già inizialmente. Di solito i bravi, i geologi bravi, già riescono a riconoscere dopo la leccatina che tipo di fossile è. Magari sono microfossili, no? Oppure dei minerali, se non sono fossili. Quindi ancora diversa la tipologia di studio. Quindi la carta geologica è questo, è la mappatura su una carta topografica, quindi la base della carta geologica è una carta topografica, e la carta topografica è quella che noi utilizziamo per andare, adesso non più, adesso con il navigatore non usiamo più la carta stradale, no? Ma le persone più agee come me si ricorderanno che quando non c'era il navigatore ci stava la carta stradale, e la carta stradale è una carta topografica, quindi che ha le curve di livello, che ha indicate le strade, che ha indicato i fiumi, che ha indicato i centri abitati. Su questa carta topografica i geologi colorano gli strati rocciosi fino a rendere poi la carta, non ne abbiamo una qua, non abbiamo portato una carta, no, purtroppo. Vabbè, non fa niente, magari possiamo rivedere il video. Alla mostra la possiamo vedere. E questo processo è un processo molto lungo, molto lento, non è che la carta geologica la facciamo in momento, si fa come minimo, ci vogliono 4 anni. E come diceva la dottoressa Sigari, questo progetto CARG, che era partito nella fine degli anni 80, nel 89-90, è rimasto bloccato da 2000 ad oggi, a 19. Perché i finanziamenti non ci sono più stati, siccome la carta geologica, una carta geologica costa più o meno come un appartamento a Roma, sui 500.000 euro, dipende dall'appartamento ovviamente, 500.000 euro, 600.000 euro, qualcuna più difficile da fare anche 700.000 euro, qualcuna più facile 150, dipende. Siccome questa carta geologica è molto costosa, questi finanziamenti sono stati completamente bloccati e quindi la nostra mappatura è rimasta al 40%. Vergogna, perché invece in Europa la Francia ha già la terza edizione della carta geologica di base, perché la carta geologica di base, quella che facciamo noi, serve anche per altre cose, perché la carta geologica di base serve anche per realizzare carte di tematismi di approfondimento, tematismi che riguardano la geomorfologia, cioè lo studio delle forme del territorio, che è molto utile anche dal punto di vista per la difesa dalle frane, per conoscere se in quell'area c'è stata una frana. Si vede a occhio nudo, la vediamo, la nicchia di distacco la possiamo vedere quando andiamo in giro per il nostro paese. La carta idrogeologica, Maria Sigari parlava proprio di questo, parlava della differenza in alcuni territori, delle zone di grandissima siccità e zone dove ci sono gli alluvioni. Che è successo? Questa carta idrogeologica serve a capire com'è l'andamento dell'acqua sotterranea, ovviamente, quindi la sua poi emergenza superficiale. Le carte di pericolosità, quelle che ti dicono, guarda, in questo territorio ci sono tanti rischi di carattere geologico, quindi, che ne so, rischi di frane, rischi, diciamo, di dissesti in generale. Quindi questa carta geologica è la base su cui poi si possono realizzare tutte le altre carte tematiche. Addirittura in Ispra stiamo facendo un'esperimentazione su una carta geomineraria per avere idea di dove, sul territorio italiano, in particolare in Sardegna in questo caso, ci sono delle risorse minerarie che si possono eventualmente riattivare. E come sapete è stato tutto bloccato poi negli anni 70. Quindi questa carta geologica è importante per questo motivo. Noi siamo partiti alla grande perché abbiamo ricevuto un finanziamento importantissimo dal 2020 al 2000 oggi di 83 milioni di euro, una cosa importante. Quindi significa che noi ogni anno stiamo realizzando cartografia geologica per fare in modo che il nostro territorio arrivi alla pari degli altri paesi europei, come l'Inghilterra, come la Francia, come il Belgio, come la Spagna. Tutti questi paesi hanno tutti la carta geologica già completata. Noi siamo adesso, con i nuovi fogli che stiamo realizzando, arriveremo intorno al 60%, quindi siamo abbastanza avanti, ma abbiamo fatto uno sprint, siamo partiti uno sprint, avevamo in garage una Ferrari e non c'era la benzina e gli autisti per guidarla. Adesso abbiamo la benzina, abbiamo infilato gli autisti che stiamo cercando e siamo partiti in quarta. Io ho in giro, abbiamo quasi 1000 geologi che stanno lavorando sulla carta geologica in tutta Italia, perché questa carta geologica viene realizzata dalle università italiane, perché ci vogliono dei specialisti per farla, non basta io che vado in campagna e vado a vedere la montagna, no, ci vogliono una serie di specialisti di varie diciamo così, specialità, appunto, mi ripeto.
Quindi la carta geologica è un progetto, il progetto GARG, che è unificatore, perché una carta geologica si fa in gruppo, non la può fare una sola persona. Ci deve stare il geologo, il geomorfologo, il biostatigrafo, il paleontologo, il cartografo, l'informatico, i comunicatori. Cioè è un lavoro che viene fatto in equipe. Quindi è molto importante, ci sono parecchi problemi in questo momento ad affrontarlo che riguardano il reperimento dei geologi. Purtroppo questo hiatus temporale di blocco del finanziamento che ha bloccato di fatto il progetto ha impedito poi di fatto all'università di formare nuovi geologi rilevatori. Non ce ne sono. Cioè abbiamo carenza di geologi, non solo, ma i geologi sono talmente ricercati, perché sono talmente pochi, che un geologo deve rilevare più fogli. Quindi questo è un problema che stiamo affrontando con l'università, perché è una cosa che devono comunque cominciare anche a comprendere anche loro. Io non so quanto tempo... Posso finire? Sì. Allora, io potrei parlare qua anche per altre tanto tempo, sapete, perché poi sono una persona che, siccome amo questa cosa, ne posso dire tante. Io rimango con voi, io spero che un minimo vi abbia fatto comprendere di cosa ci occupiamo, non solo entrare nel dettaglio, perché non mi sembra opportuno entrare in dettaglio in questa circostanza così, diciamo così, amichevole, e preferisco semplicemente iniettarvi il seme della curiosità. Vi ho fatto capire che cosa facciamo. Che cosa fanno i geologi? Perché lo fanno? Perché amano, perché sono pazzi i geologi, questo lo sappiatelo. Io non vi racconto le foto che mi mandano i colleghi quando mi mandano in campagna, appese ai muri, lasciamo perdere perché mi preoccupo, perché io filmo le missioni, ne sono responsabile. E quindi io volevo semplicemente darvi lo spunto. Se poi qualcuno di voi è curioso e magari vuole chiederci qualche cosa, io sono disponibilissima sia in questa occasione che anche in altre occasioni a accontentarvi. Grazie. Grazie Maria. Vabbè, San Francesco parlava coi lupi, i nostri parlano con le rocce, le leccano, sono strani personaggi questi geologi. Tra l'altro veramente, se voi volete vedere la vita in diretta, così visto che noi comunicatori dobbiamo semplificare, venite a vedere la mostra che con le foto, perché veramente io guardando quelle foto mi sono resa conto. Un'immagine dice più di 1000 parole del grande lavoro che fanno i nostri colleghi, quindi quando li vedo che partono con gli zaini, con gli scarponi, tutti mezzi sgaruffati, ho capito dove vanno. Adesso abbiamo qui con noi, beato fra le donne, Michele Munafò, per me Michele, facciamo per Michele. E adesso Michele ci guiderà a scoprire che cos'è l'Eco Atlante. Immaginate un atlante di dati ambientali che tutti i nostri ricercatori raccolgono con un grande lavoro, che diventa un atlante, diventa qualcosa che si può consultare, vedere, mappe, immagini, ma facciamolo dire al nostro amico Carlo con il terzo spot sull'Eco Atlante. Sta cambiando in ogni regione della Terra in maniera rapida e con fenomeni estremi sempre più frequenti. Tutto scientificamente documentato. Thank you.
Avete visto che ha proprio zoomato qui ai Casali del Pino, ho visto proprio arrivare al centro. Allora, caro Michele, raccontaci questo meraviglioso Eco Atlante, dati, storie, persone. Sì, l'obiettivo è proprio quello che si diceva stamattina, quello di tentare di fare un viaggio nell'ambiente attraverso i dati, i principali dati ambientali. Si diceva prima, lo diceva il nostro direttore generale, noi abbiamo tantissime informazioni, tantissimi dati, un centinaio di piattaforme, spesso tematiche, su vari aspetti, le varie tematiche che riguardano il nostro ambiente, il nostro territorio, le situazioni di degrado oppure invece le situazioni di estrema qualità ambientale dei nostri, ad esempio, ecosistemi. Io proverò a fare questo viaggio condividendovi direttamente la pagina del nostro Eco Atlante, che potete navigare direttamente, quindi, sperando che la rete oggi ci supporti. È un sistema integrato, un sistema che tenta di unire insieme le varie informazioni, rendendole più facilmente fruibili e soprattutto integrabili fra di loro. Quindi un sistema che si affianca all'Atlante tradizionale, all'Atlante cartaceo, per creare un mondo interattivo in cui è possibile navigare queste informazioni. Le due cose sono collegate, le carte che troverete qui, le mappe che troverete sull'Eco Atlante sono in parte riportate nell'Atlante cartaceo. Nell'Atlante cartaceo troverete una serie di QR code che vi portano direttamente all'Eco Atlante online. E quindi, come dire, un sistema che permette un vero e proprio viaggio nell'ambiente, no? Questa è un po' la storia che volevamo provare a raccontare con questo sistema. Ecco, per l'appunto la rete è un po' lenta, però ci permette di navigare attraverso i principali temi ambientali, e questo lo facciamo e abbiamo tentato di farlo soprattutto attraverso delle storie. Che sono delle storie? Sono un insieme di racconti, per l'appunto, che mettono insieme, però collegano i vari dati ambientali partendo da quelle che sono le principali questioni del nostro tempo. Ad esempio parliamo di natura e biodiversità, e quindi in questo modo riusciamo a leggere qual è lo stato del nostro territorio, dei nostri ecosistemi. Questo lo facciamo sia attraverso la possibilità di andare nel dettaglio e quindi poi di entrare nei singoli spazi informativi, consultando le banche dati, i sistemi di monitoraggio, sia attraverso la consultazione, ad esempio, di informazioni di sintesi che permettono di consultare sull'intero territorio, ad esempio, dove sono i principali ecosistemi, quali sono i principali ecosistemi, qual è il loro stato attualmente di conservazione o di degrado. Quindi una serie di informazioni, ad esempio sulle aree naturali protette, sulla presenza di specie, animali, vegetali. Queste sono diverse le storie, abbiamo le storie ad esempio sui cambiamenti climatici che ci permettono di consultare tutti i dati principali su come il nostro tempo deve affrontare questa situazione e come dobbiamo adattarci a questi cambiamenti in atto. Oppure come invece è cambiato il nostro territorio che cambia continuamente nel corso degli anni, e quindi qui è possibile, ecco, l'Atlante trova proprio nelle carte, nelle tavole di questo del nostro territorio una rappresentazione sintetica, ma crediamo efficace per capire come nel corso degli anni, ad esempio, è cambiato il nostro territorio. Qui vedete ad esempio un confronto fra la situazione del 1960 e la situazione odierna. Il nostro è un territorio dove fondamentalmente è cambiato tanto, no? A causa fondamentalmente dell'azione antropica, siamo stati noi i principali artefici del cambiamento. Da un lato abbiamo costruito le nostre città, quindi il territorio è stato urbanizzato, dall'altro invece è stato abbandonato. Una parte del nostro territorio sappiamo che una volta presidiata da attività agricole, anche nelle zone altocollinarie, anche montane, oggi queste attività non ci sono più, il territorio quindi risente di un vero e proprio abbandono. Quindi un'Italia che ha due facce, quantomeno, no?
quella delle aree interne, delle aree montane, delle aree più lontane dai principali insediamenti, e quella invece delle pianure, delle città metropolitane, delle aree urbane, dove invece si concentrano le principali pressioni. E questa è soltanto una delle tante tavole che possiamo consultare, ma possiamo entrare nel dettaglio e vedere effettivamente che cosa c'è in tutti i nostri ambiti del territorio, dov'è che c'è la maggiore attività agricola, dove invece si è costruito di più. Ecco, costruito di più che vuol dire? Un vero e proprio consumo di suolo. Questo è il termine che si usa quando quel suolo viene perso a causa della nuova edificazione, nuove costruzioni. E questo anche è qualcosa che noi possiamo consultare, e quindi andare a vedere queste macchie rosse che vedete qui in questa carta ci permettono di vedere dove si è costruito e dove si continua a costruire oggi nel nostro territorio, ad esempio. E qui vedete, potete confrontare una realtà precedente, quindi si possono scegliere diversi anni per vedere quando e dove si è costruito. E questo è fondamentale per capire poi, ad esempio, in un territorio fragile come il nostro, come quello italiano, dove ci sono situazioni di pericolosità naturale, antropica, di diverso tipo, come queste interferenze si sono eventualmente create, e gli eventi che il nostro direttore generale richiamava prima, no? Ad esempio quelli delle Marche, dell'Emilia Romagna, di Ischia e così della Toscana. Sono tutti eventi che in qualche modo hanno un collegamento forte con quello che poi è successo sul nostro territorio. Ebbene, anche per questo motivo abbiamo aggiunto nel nostro Ecoatlante un'altra sezione ancora, che è quella che ci permette di costruirci la nostra forma di rappresentazione, quindi di pescare dai vari dati, dalle varie informazioni presenti all'interno del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, che ISPRA coordina per l'appunto e rende disponibili, anche qui partendo da alcuni temi, ma poi potendo navigare nelle varie informazioni che nei vari temi possiamo utilizzare. Ad esempio, qui siamo partiti dai cambiamenti climatici, possiamo vedere la temperatura media, possiamo ad esempio vedere le anomalie delle temperature sia nel mare sulla terra, oppure ad esempio un tema molto significativo è il problema delle ondate di calore che d'estate intervengono in maniera forte sul nostro territorio. Ebbene, anche questi ad esempio sono i dati sulle temperature registrate nelle ultime 3 estati al suolo, quindi si vede molto chiaramente come ci sono delle zone del territorio, quelle rosse, dove questo fenomeno è più intenso, più marcato e quindi più critico, ad esempio in termini di salute o di impatto sulle nostre attività. Ebbene, ma quello che si può fare qui è aggiungere altre informazioni, ad esempio capire se ci sono delle sovrapposizioni tra queste aree rosse più calde e dove noi abitiamo, e quindi ad esempio andare ad aggiungere, adesso piccolissimo qui, io ormai ho bisogno degli occhiali, ecco qua, vedere dove abitiamo noi, dove sono le nostre città. E quindi andare a sovrapporre le informazioni. Queste rosse sono le aree urbane, le aree costruite, e queste che vedevamo prima, che adesso ho acceso, ho spento e possiamo riaccendere se ritrovo il livello giusto, la prossima volta mi porto gli occhiali da vicino, giuro. E possiamo quindi vedere che c'è una relazione impressionante, ad esempio, no? Le zone rosse più calde, guardate un po', sono proprio quelle dove si è costruito di più nel corso degli anni della storia, dove viviamo noi. Ma non è un caso, non è un caso, perché c'è un impatto, una relazione fondamentale. Cioè, se noi costruiamo, leviamo aree naturali, il verde, le aree vegetate, ebbene quindi quelle aree tendono a riscaldarsi di più, soprattutto d'estate. E questo crea ad esempio il fenomeno delle cosiddette isole di calore urbano, che vuol dire che nelle nostre città noi abbiamo anche 4, 5, 6 gradi in più rispetto alle aree naturali. E questo che vuol dire? Vuol dire che gli impatti dei cambiamenti climatici, ad esempio nelle zone dove noi viviamo, a causa del fatto che abbiamo probabilmente costruito troppo in questi ambiti, saranno ancora più intensi, ancora più drammatici. Questo è soltanto un esempio, ma prima si citava il caso delle zone a pericolosità del nostro territorio. Quindi qui in questo visualizzatore, in questo atlante, noi possiamo navigare in tutti i dati, ad esempio prendo spunto da quello che si diceva prima, se
proviamo a cercare la carta di pericolosi. Vediamo un po'. Pericolosità, vediamo se ho scritto bene. Ecco, ad esempio abbiamo le aree a pericolosità idraulica. Quindi possiamo prenderle e aggiungerle alla nostra carta, alla nostra rappresentazione, più o meno adesso, poi me lo ricordo abbastanza, insomma lo uso frequentemente. E quindi possiamo sovrapporre le ulteriori informazioni, oppure possiamo aggiungere ad esempio le aree protette, per dire un'altra cosa che vedevamo prima. Eccole qua. E quindi aggiungiamo le nostre informazioni. E qui possiamo crearci la nostra carta. Quindi questo è un atlante statico, questo è un atlante interattivo. Chiunque può costruirsi la propria mappa, poi può anche condividerla sui social. Adesso, insomma, queste cose, se non si condivide qualcosa sui social, praticamente non esiste, no? E quindi qui c'è anche il modo per salvarsi la carta, farsi la propria immaginetta. Ma soprattutto è uno strumento formidabile per andare ad analizzare determinate situazioni, anche a supporto poi di chi deve prendere decisioni sul territorio. E quindi sapere se si è costruito, ad esempio, in un'area a pericolosità idraulica potrebbe essere, anzi dovrebbe essere, un elemento fondamentale per guidare, ad esempio, le scelte di pianificazione, di governo del territorio, di tutte le nostre amministrazioni, cose che fanno, giustamente, nel momento in cui devono valutare che interventi fare, non soltanto a seguito di eventi come quelli citati stamattina, ma soprattutto per prevenire situazioni di dissesto, di pericolosità e di rischio, quindi, del nostro territorio. Tutto questo è possibile, tra l'altro, gestirlo anche con una situazione di gestione delle trasparenze, e quindi noi possiamo mettere in trasparenza i nostri strati, un po' come se fosse veramente una torta in cui noi costruiamo i nostri strati che vanno a comporre la nostra rappresentazione del mondo. Bene, questi strati, ognuno può scegliere i propri ingredienti, la speranza è che questi ingredienti possano portare a una torta buona e non invece a un disastro che spesso nel passato si è manifestato. Quindi, per riprendere un po' il messaggio dello spot, partiamo da una situazione in cui effettivamente constatiamo che ci sono una serie di problematiche, di degrado, parlavamo di consumo di suolo, per dare qualche dato, visto che oggi parliamo di dati, noi ogni secondo che passa costruiamo e perdiamo suolo naturale, suolo con vegetazione, pari a 2,5 metri quadrati ogni secondo in Italia. Quindi noi stiamo parlando qui da un'oretta quasi. Calcolate quanti metri quadrati di suoli naturali, dove ci sono alberi, vegetazione, piante, agricoltura, sono andati persi nel nostro paese. Bene, tutto questo, quindi, tutti questi ingredienti, speriamo possano effettivamente orientare sempre più le abitudini di tutti noi, da tutti noi che siamo qua fino a chi poi deve prendere decisioni informate sul territorio, per prendere le decisioni, non solo informate, ma poi quelle che effettivamente porteranno a tutelare al meglio e a valorizzare al meglio questo fantastico patrimonio, che oggi si chiama così, naturale, che è il nostro paese. Grazie. Grazie a Michele, e tra l'altro questo viaggio che ci ha fatto vedere potete farlo anche voi, perché nelle mappe che trovate nella nostra sala, diciamo così, nella nostra casa, abbiamo inserito tutti i codici, QR code, voi cliccate sopra e da lì potete viaggiare col vostro smartphone e entrare dentro l'Ecoatlante, intanto che avete visto come i geologi appunto stanno parlando con le rocce. E adesso intanto voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno lavorato con noi a questo evento, e in primis appunto anche Marco Ricciardi Tenore, che ha realizzato tutti i video e realizzato le foto della mostra, insomma grazie che è qua con noi. E poi, siccome noi siamo una squadra e abbiamo il nostro direttore che è il nostro coach, il nostro allenatore, diciamo, ci scudiscia, ecco. Quindi io chiamerei lei a, diciamo, fare le conclusioni di questo incontro. Allora, mi piace più questa immagine della squadra, il coach, non nel senso che devo tanto a loro. Io vorrei solamente chiudere questo panel in cui noi parliamo non solo delle attività dell'istituto, parliamo dell'ambiente, per dire delle cose chiare. Allora, la conoscenza c'è, chiunque ha modo di poterla verificare,
Direi che la storia che abbiamo narrato è una storia precisa di questo nostro paese, che naturalmente non si chiude nei confini dell'Italia, è un progetto comunitario, è un forte impegno che deve essere assunto, perché quando diciamo che l'ultimo mese è stato il mese più caldo, ma è stato il decimo mese consecutivo, che gli ultimi anni sono stati più caldi, che c'è una disponibilità di risorsa idrica che addirittura nel 2022 è stata del 52% inferiore rispetto alla media del trentennio, dei 40 anni di osservazione, e nel 2023 si è un po' ripresa e quindi è inferiore del 18%, ma solo perché ricordatevi che a maggio ha piovuto tanto, ma abbiamo avuto le piogge concentrate nei primi 15 giorni, e maggio 2023 per noi ci ricorda quello che è successo in Emilia Romagna. E allora noi tutti abbiamo il dovere di lavorare di più, perché i ghiacciai si stanno sciogliendo, perché c'è un consumo del suolo che invece è vertiginoso, e questo lo dobbiamo fare per garantire la salute dell'uomo e il benessere attuale e anche quello delle generazioni future. Io vorrei dirvi che l'impegno parte da noi, lo dobbiamo fare tutto, e noi battiamo molto sulle tematiche di tutela e conservazione dell'ambiente e il fatto che i cittadini devono spingere anche sulla politica per far capire la priorità di salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo fatto una campagna molto importante anche sulla raccolta differenziata, sullo spreco alimentare. Noi abbiamo delle armi vincenti che sono le nostre abitudini quotidiane, e sono anche la capacità di sensibilizzare coloro che devono prendere delle decisioni. Direi ora o mai più. Per fortuna anche l'Unione Europea ora si è svegliata e ha fatto capire anche al mondo dei capitali privati che devono certificarla questa sostenibilità ambientale. Mi sento di dire che ISPRO poteva stare anche da una parte, ma invece abbiamo deciso di scendere in campo su questo. Il 22 maggio, lo dico in anteprima, presenteremo le linee guida per la sostenibilità ambientale. Non ci piace che la sostenibilità venga raccontata da altri, vogliamo essere noi a dire come va raccontata e indicata nei propri bilanci la sostenibilità ambientale, perché la parola d'ordine per noi è lotta al greenwashing. Abbiamo bisogno di voi, facciamo squadra insieme, questo è il messaggio che vorrei lanciare, e grazie.